Siamo nella sala del Palazzo dei Capitani di Vergato, l'edificio più importante del nostro comune, che ospita una mostra di un pittore altrettanto importante, Renato Meneghetti, che ha un po' inaugurato la kermesse di Vergato Arte, che come sapete è giunta alla quarta edizione e quest'anno diciamo che ha presentato artisti di grande levatura, cercando di coinvolgere anche il tessuto sociale del paese e anche in realtà diciamo del comune di Bologna, e quindi diciamo che la manifestazione ha una sua caratteristica importante che speriamo possa crescere nel tempo. Abbiamo qui il sindaco di Vergato, Sandra Focci, e il presidente della Proloco, Martinelli, dai quali diciamo, ci aspettiamo due parole su questa manifestazione così importante, poiché ha un po' girato, ha un po' diciamo, avuto sia le origini che il suo sviluppo da loro, e quindi sentiamo un po' dalla loro viva voce che cosa possono dirci in merito all'edizione di quest'anno. Sì, beh, come ha già detto Dario, questa è la quarta edizione. Noi come amministrazione comunale, nel limite del possibile, abbiamo sempre appoggiato da questo punto di vista Vergato Arte con, ripeto, quello che può fare un comune in questo momento e soprattutto in un momento di difficoltà. La Proloco con il presidente hanno, devo dire, anno dopo anno progredito e quindi sviluppato questa manifestazione, e secondo me è importante che comunque nel territorio ci siano le persone impegnate e soprattutto che si riescano a fare manifestazioni di questo tipo con il volontariato e con tante persone che si danno da fare per farlo. Quindi questo è sicuramente importante. Qui, come dicevamo, oggi viene aperta la mostra dell'artista Renato Meneghetti, che comunque è un artista molto importante, l'artista, come avete detto, più importante che abbiamo. L'abbiamo ospitato qui nel Palazzo dei Capitani, nella sala consigliare del Comune di Vergato, perché insomma riteniamo che questo sia un luogo importante appunto da destinare anche a un artista importante come Meneghetti. Ricordo che appunto qui, proprio perché ospitiamo insomma artisti contemporanei, abbiamo anche le vetrate di Luigi Ontani, che sicuramente sono un fiore agli occhielli. Esatto, sono un fiore all'occhiello che abbiamo qui e che bisognerebbe insomma, insieme anche ad altre opere che abbiamo sul territorio, riuscire a sviluppare. Ecco, l'altro passaggio secondo me fondamentale è quello che sempre diceva Dario. Prima abbiamo inaugurato una mostra di lavori dei bambini, e questo è stato veramente importante secondo me, al di là dei tantissimi artisti che vengono da fuori, ma soprattutto questo passaggio di vedere anche piccole opere ma fatte dai nostri bambini del nostro territorio è sicuramente fondamentale, e quindi anche questa cornice che ha dato la possibilità ai nostri ragazzi e alle nostre scuole di essere presenti e soprattutto di lavorare per l'arte, la piccola arte che un bambino può fare, ma sicuramente importante per sviluppare il futuro. E adesso il presidente della Proloco, Martinelli, che è un po' il deus ex machina, il protagonista di questa nostra kermesse, che certamente avrà qualcosa da dire nel merito. Pian pianino siamo cresciuti, e quello che quest'anno, come anche la passata edizione, deve essere raccontato e che rende merito è l'accostamento tra, come diceva il sindaco, le scuole, quindi l'arte dei bambini, e gli artisti di una certa fama tipo Renato Meneghetti. Quindi il nostro percorso parte da artisti locali e si rivolge ad artisti internazionali. Abbiamo fatto un buon lavoro, le mostre sono tante, ci sono anche manifestazioni pomeridiane e serali, abbiamo cercato di intrattenere un po', di coinvolgere, di attirare la gente in modo che abbia anche altre cose oltre che una full immersion nell'arte, e siamo abbastanza soddisfatti.
devo ringraziare tantissimo i commercianti, le attività imprenditoriali che ci hanno supportato, che ci ha dato, tipo l'amministrazione comunale, il suo appoggio, ci ha dato la disponibilità degli spazi per poter fare le mostre, e tutti quelli che hanno lavorato per la buona riuscita di questa edizione. Io penso che in un comune non tanto grande come il nostro poter ospitare una manifestazione di questo genere sia importante e dia lustro al comune. Vi aspetto numerosi anche per il prossimo anno. Grazie. Bene, abbiamo anche qui l'assessore alla cultura Aliberti, dottoressa Aliberti, che devo dire ha sempre visto di buon occhio questa iniziativa, ha collaborato e speriamo che la collaborazione possa diventare migliore sempre nel corso del tempo e possa, diciamo, avere l'avallo anche oneroso del comune, poiché questa manifestazione credo che abbia delle caratteristiche per poter essere potenziata e diventare un fatto veramente importante per il nostro Appennino. Dottoressa Aliberti. Grazie, e rinnovo i ringraziamenti alla Proloco che abbiamo già fatto anche in precedenza rispetto all'iniziativa, e chiudo semplicemente dicendo che condivido molto il discorso di Sandra Focci, del sindaco, sull'importanza delle scuole, perché questa iniziativa in effetti è proprio importante perché fertilizza il territorio. Fertilizzare il territorio vuol dire che i ragazzi che anche respirano tutta questa arte, che è segno di grande energia e vitalità, potranno in futuro produrre a loro volta un'altra arte, e quindi questo è un modo per iniziare un percorso che si spera possa prendere forma negli anni, e quindi è un lavoro anche di investimento su quest'arte, su questa creatività. E invitiamo tutti a visitare tutte le mostre di Vergato Arte, vi aspettiamo qua a Vergato e vi ringraziamo. Bene, concludiamo questo nostro dialogo con la speranza di poter ritrovarci qui il prossimo anno presentando al pubblico vergatese non solo le cose migliori che del nostro territorio, e speriamo anche di altre realtà che non sono riconducibili direttamente a Vergato e al nostro Appennino. Ricordiamo che questa mostra, nonché tutta la manifestazione di Vergato Arte, che dura virtualmente una settimana, cioè realmente una settimana, però avrà, diciamo, il suo clou nei due weekend, questo è, diciamo, domani, domenica, e quest'altro sabato, l'1 e il 2 giugno, e quindi potete visitare con tranquillità, diciamo, i vari spazi espositivi, che sono ben 15, e anche gli spettacoli che fanno da degno contorno alla visione artistica delle mostre, insomma.